vincere la prima partita è sicuramente il modo migliore per iniziare una competizione a gironi come questa. Certo, non ti garantisce automaticamente il passaggio del turno, però è una bella iniezione di fiducia per i restanti due incontri. L'importante è andare avanti sulla stessa strada, senza compiere passi falsi. Gli attori per dare inizio allo spettacolo sono sul palcoscenico. Noi ci troviamo qui in prima fila per applaudire quella che speriamo si riveli un'interpretazione memorabile. Uno dei simboli sportivi qui nei Paesi Bassi, la Johan Cruyff Arena, ha da poco cambiato nome per rendere omaggio a un immenso fuoriclasse, non a caso soprannominato il profeta del gol. Hanno già ottenuto i 3 punti nei primi 90 minuti giocati. Bissare oggi sarebbe come avere un piede e mezzo nel prossimo turno. 2 vittorie su 3 di solito sono sufficienti per andare avanti. Devono approfittare della fiducia che hanno acquisito dopo il successo ottenuto nella prima gara. Inoltre, un pareggio o persino una sconfitta non pregiudica il loro cammino. Anche questo è importante a livello psicologico. L'arbitro ha già dato il via al cronometro. Luca, secondo te, quale sarà il giocatore che potrebbe decidere questa partita? Shaqiri, un giocatore imprevedibile. È un ragazzo che ha un'ottima visione di gioco ed è bravo con entrambi i piedi. Gli piace partire largo sulla fascia, ma non disdegna le incursioni nell'area avversaria. Infatti segna diversi gol. Non posso che essere d'accordo con te, Luca. Chiellini. L'Italia finora ha avuto una percentuale di possesso palla superiore, sterile però, non è riuscita a concretizzarla. C'è la palla lunga, in avanti. Spinazzola si è fatto trovare pronto. Se ne va Shaqiri. Spinazzola. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Shaqiri, il suo pallone è morbido e c'è una palla filtrante. Ottimo disimpegno, fondamentale. Ci prova. La sua conclusione manca lo specchio della porta. Una manovra offensiva impeccabile, Fabio. Per impegno e tecnica, questo contropiede meritava un esito migliore. Pellegrini. Florenzi. È davvero una bella serie di passaggi questa. L'Italia finora non ha mai tirato in porta. Spinazzola. E trova bene. C'è il tiro! E c'è il gol d'Italia! Prima rete per l'Italia. Il controllo non era facile, ma lui l'ha eseguito bene, riuscendo a preparare bene il tiro. L'Italia si porta in vantaggio, 1-0. Una rete importante che costringe gli avversari a reagire. Ora la partita si farà più avvincente. Tocco prudente al portiere. Florenzi. L'Italia sta tenendo la palla molto di più e c'è il risultato a dimostrarlo. Scatta verso il pallone. Florenzi riceve in posizione interessante. È attento e allontana senza problemi. La appoggia sulla fascia. Bernardeschi. L'avversario ha avuto la meglio. Rodriguez. Tenta di scavalcare la mediana. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Si ricomincia dal portiere. Chiellini. Buonaventura. Palla a Bernardeschi. Florenzi raccoglie un passaggio dalle retrovie. Florenzi tenta la fonda sulla destra. Intervento difensivo molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Stanno facendo un possesso palla insistito, ma troppo sterile. Il loro attacco si sacrifica molto. Guarda come si muovono verso l'esterno per creare spazi. Questa non è una soluzione che in genere ti piace molto, vero? Non molto. Non sono mai stato un grande stimatore di questa tattica. Soprattutto non mi piace l'idea di portare via dall'area di rigore gli attaccanti, gli uomini che hanno maggiori capacità di segnare. Non è quello il loro posto in campo. È un lavoro che spetta alle ali.
Barella, Chiesa, ottima giocata, Spinazzola riceve in posizione interessante, ci mette, para con grande sicurezza, la allontana con forza. Un solo gol a referto fino ad ora cruciale, e così siamo evidentemente sull'1-0. Arbitro che fischia la fine della prima frazione di gioco. Finiscono così 45 minuti di calcio, una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto. Tifosi e giocatori saranno certamente soddisfatti di questo punteggio. Ora hanno altri 45 minuti per difendere il vantaggio. L'Italia può andare a riposo con un vantaggio importante, anche se minimo. Prime fasi della ripresa già in corso. Il gol ha cambiato le carte in tavola. Adesso ci prova la conclusione aerea. Non è riuscito a metterla dentro. Avevano molte opzioni in area di rigore. Questo è il modo di attaccare. Pellegrini. Florenzi. Chiellini. Barella. Pellegrini. Bonaventura la mette sulla sinistra. Spinazzola, oggi autore di un assist. Numero. Può cercare taglio in mezzo. Traversone in arrivo. Tenta di allontanare il pallone. Elegante. Palla dentro di chi? E va a colpire di testa. Tutto bello, ma la conclusione non va a segno. Davvero ottima l'azione sulla fascia laterale. E grande l'occasione che sono riusciti a creare. È chiaro che la difesa doveva fare di più. Non si può lasciare crossare con tanta facilità. Alza la palla in profondità verso un compagno. Pallone intercettato. Intervento davvero provvidenziale. Spinazzola prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Ora Belotti. Lo hanno marcato molto bene, non si è potuto liberare. Euler. Granit Xhaka. Niente da fare, non passa. Opportunità di ripartire. Shaqiri fa sportellate con il suo marcatore. Tocco morbido. Pallone promettente, il difensore para con grande sicurezza. Decide di non rischiare. Belotti ha già segnato in questa partita. E passa. La mette in mezzo. Fa del suo meglio per allontanare il pericolo. Pellegrini allarga il gioco sulle fasce. Chiesa. Chiesa raccoglie un passaggio dalle retrovie. Shaqiri fa avanzare l'azione sulla fascia. Scatta verso il pallone. E non ci arriva nessuno. Devono riprovarci. Questa potrebbe essere la strada giusta per riaprire la partita. E in questo momento devono prendere dei rischi, è necessario. Assolutamente. Chiesa. Bel gesto tecnico.
scatta verso il pallone. Palla allontanata senza troppo. C'è il tiro al volo. Non può essere certo soddisfatto della sua conclusione. A volte un tiro da quella distanza può sorprendere il portiere. Ha fatto bene a provarci. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo. Devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Ora Belotti. Belotti. Da lì può segnare. Allontana il pericolo. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Alla peggio nello scontro di forza. Sarà rimessa laterale anche in questa occasione. Continua ad avanzare verso l'area. Non poteva sbagliare. L'avversario altrimenti rischiava di arrivare in porta. Shaqiri, fuori di poco, sfortunati qui. C'è il colpo di testa, bel tiro, sono andati vicini al gol. La conclusione è uscita, peccato, almeno avrebbe potuto impegnare il portiere. Italia deve resistere ancora qualche istante. Spinazzola. Belotti riceve in posizione interessante. La mette al centro. La difesa deve interpretare questa azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo, tenendo alta la concentrazione. Gioca una palla lunga. Pallone lungo in verticale. Riceve la palla. Si riprova a tirare, è un grande riflesso qui. Respinge il tentativo dell'avversario. È finita, ci hanno provato fino in fondo. Hanno sfiorato proprio nel finale il gol del pareggio, ma non ce l'hanno fatta. Una gara vincente. La vittoria poteva...